Signore, dammi la forza di superare questa angoscia. Dissolvi i miei dubbi. Dammi il coraggio di rinnegare quello che vedo e che stride con la tua parola. Troppo spesso pastori mercenari, per non perdere il favore degli uomini, non osano dire liberamente ciò che è giusto e fanno della tua casa una spelonca di ladri. La mia fede in te è incrollabile, Signore, ma ho paura. Temo di perdere la fiducia nella Chiesa. Signore, dimmi, fino a quando durerà il tuo impero? La profezia di Malachia è una profezia attribuita a San Malachia, amico di San Bernardo. È un presagio che risale al XVI secolo, in cui prevede 112 pontefici fino alla fine dei tempi. Nella basilica di San Paolo fuori le mura ci sono tutti i medaglioni. Restavano solo due spazi vuoti. Benedetto XVI è il papa che lo seguirà, ovvero l'ultimo papa. Ci sono due interpretazioni. La prima è che se questa profezia fosse vera, siamo allora vicini alla fine del mondo. La seconda ci suggerisce invece che siamo vicini alla fine del papato, del potere temporale, e quindi vicini alla fine dell'era del Vaticano. È probabile che il prossimo papa sia l'ultimo, quindi l'ultimo papa temporale. Eminenza reverendissima, è con estremo dolore che mi trovo costretto a scriverle. Sono stato testimone di troppe azioni malvagie contrarie alla fede. Non posso più tacere. Se taceranno questi uomini, grideranno le pietre. Tra le persone vicine al Santo Padre, vicario di Cristo in terra, ho scorto uomini di malaffare, uomini che con la loro vita rinnegano Dio. Non è forse scritto che nessuno può servire due padroni? Com'è allora possibile che il successore di Pietro continui a concedere onorificenze a uomini del genere, uomini di dubbia moralità? Non posso accettare che il nome di Dio sia oltraggiato per brama di denaro e di potere. L'idea è quella di riconoscere la bontà, il contributo e la dedizione dei cattolici laici. Qualcuno può chiedersi come mai ci sono queste onorificenze pontificie e come stanno col detto del Vangelo che se fai la carità la tua mano sinistra non sappia quello che ha fatto la tua destra. Ecco. La Chiesa però alle volte è tentata di stare con i ricchi se i ricchi garantiscono l'attività della Chiesa. Questa qui è una cosa che risale forse ancora allo Stato Pontificio, perché lo Stato Pontificio, lì il Papa aveva uno Stato, doveva purtroppo, diciamo adesso, comportarsi come i capi di Stato. Ma una delle difficoltà, uno dei problemi che affligge questi laici è l'abuso. L'abuso può verificarsi, anzi si è verificato, in un contesto di scambio. Se tu ci dai dei soldi, io posso fare di te un cavaliere di San Gregorio o di San Silvestro. Uno dei problemi che ha portato alla confusione fra potere temporale e spirituale è stato il modo in cui la Chiesa onora dei personaggi discutibili che la aiutano, che la sostengono, che fanno delle donazioni. Spesso sono dei malviventi, delle persone condannate dalla giustizia, dei mafiosi. Danno denaro alla Chiesa e per questo vengono onorati e godono di molti privilegi. È evidente che questa incoerenza fra potere temporale e spirituale costringe la Chiesa a scendere sempre a compromessi e a voltare le spalle al Vangelo. Purtroppo queste cose accadono, ma non so con quale regolarità. Quel che è certo è che per gli uomini di affari, ad esempio, è un grande onore essere eletto cavaliere. Ed è anche un ottimo modo di guadagnare soldi. Qualcuno di molto intelligente cerca di finanziare, ad esempio, un valido progetto dicendo: forse possiamo aiutarti se tu aiuti noi. È come dire: tu mi gratti la schiena e io gratto la tua. Eminenza,
La carità copre una moltitudine di peccati. Non è così che Gesù aveva immaginato il suo regno. Le nostre mura nascondono un piccolo stato, eppure il regno ecclesiale sembra immenso. 2000 anni di storia per servire Dio o il denaro? È da pensare che la Chiesa Cattolica, nata come una piccola comunità a Gerusalemme, poi allargata, a un certo punto ha avuto bisogno, il Signore stesso ha pensato, l'ha affidata agli Apostoli, e tra gli Apostoli uno in particolare, San Pietro, era il capo degli Apostoli e quindi diventava in qualche modo il più alto responsabile della Chiesa Cattolica. Poi col passare dei tempi, siccome l'imperatore era andato a Bisanzio, Costantinopoli, e quindi l'Italia era un po' in mano così, agli uni, agli altri, un po' i barbari, pare insomma che l'abbia dato l'imperatore un pezzo di terra intorno a Roma e dire beh fai tu un po' il capo. Ed è nato in qualche modo lo Stato Pontificio, il potere, e il Papa si è trovato capo di Stato, un Papa re. Ecco. Questo qui ha dato una impronta che, a dire la verità, non era prevista, penso, da Gesù, ecco, della Chiesa primitiva, ma è stata la storia che l'ha portata. È vero? Corpo e anima, pensieri e volontà. L'impero si è ingrandito. Apparentemente abbiamo conquistato territori, interi continenti. In realtà, la parola di Dio è stata un pretesto per accumulare ori e possedimenti. Garantiamo vantaggi a chi vantaggi ci assicura. Orniamo con mantelli chi è capace di moltiplicare le nostre croci e i nostri palazzi. C'è qualcuno che ha un grande patrimonio immobiliare, il Vaticano e i suoi enti ecclesiastici, c'è qualche uomo, molto spesso un gentiluomo di sua santità, che ha la possibilità di gestire questo patrimonio immobiliare che altrimenti alcuni preti non sarebbero in grado di gestire e che ha dei legami con il potere, con il potere politico, con il potere amministrativo. Un esempio recente che è passato inosservato in gran parte del mondo è il caso di Angelo Balducci, un rispettato uomo d'affari che appare sempre ben vestito nelle cerimonie ufficiali con tanto di fracche e papillon. È sempre presente nelle cerimonie. Un uomo d'affari che sembra essere stato in collusione con alcuni personaggi del Vaticano per la vendita di alcune proprietà. E a questo punto utilizza questa sua doppia faccia per poter mettere in comune e far fare affari i due soggetti. Da una parte qualcuno riceve il vantaggio di avere una proprietà immobiliare ad un prezzo ridotto e soprattutto inaccessibile per il pregio e la zona in cui questa proprietà c'è, dall'altra il Vaticano riceve in cambio la destinazione di fondi statali per poter fare le sue attività. Come disse l'arcivescovo Paul Marcinkus, non si può governare la Chiesa con le Ave Maria, c'è bisogno di soldi. Il Vaticano è organizzato come un tempio, ha delle proprietà. Fra i detentori di gran parte delle proprietà del Vaticano a Roma è la cosiddetta Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, comunemente nota come Propaganda Fide. Le Propaganda Fide in latino vuol dire la fede da estendere, ecco. Questa organizzazione è chiaro è diventata molto potente perché dicevano che il cardinale che presiedeva questa congregazione era il Papa Rosso. E allora Propaganda Fide era diventata una forte potenza finanziaria proprio per questi doni che le erano stati fatti in vista del compito di estendere la fede. Insomma, questa è una cosa normale. Si tratta dell'ufficio del Vaticano che ha competenza per tutto quello che riguarda l'attività missionaria, quindi in Africa, in Asia e un tempo anche negli Stati Uniti, in Nord America.
conta tantissimi vescovi in tutto il mondo. Possiamo parlare di una vera congregazione di vescovi. Possiede un immenso patrimonio di immobili e altre proprietà. La Propaganda Fide ha sede in un magnifico palazzo a Piazza di Spagna. La sede di Propaganda Fide è in una delle piazze più belle del mondo, Piazza di Spagna, un palazzo veramente gigantesco, il cui però ristrutturazione ancora una volta è stata fatta a carico dello Stato italiano, nonostante quel palazzo, ai sensi delle trattative internazionali, fosse un palazzo extraterritoriale, cioè appartenente allo Stato Città del Vaticano. Come è avvenuto questo scambio di favori, su cui c'è un'inchiesta con addirittura la richiesta, diciamo l'accusa di corruzione a colui che era il capo di Propaganda Fide, il Cardinal Sepe? Beh, è andata in questa maniera: una società del Ministero dei Beni Culturali Italiani ha dato in più tranche milioni e milioni di euro per pagare la ristrutturazione di questo palazzo, con la scusa di avere in cambio la messa a disposizione del pubblico di una biblioteca antica che c'era all'interno di questo palazzo. Questa biblioteca non era stata affatto realizzata e messa a disposizione del pubblico, e le persone che avevano firmato gli atti, in questo caso uno era il ministro e nell'altra il cardinale, hanno avuto rispettivamente, avrebbero avuto dei vantaggi, dei favori personali attraverso altre strutture proprio di Propaganda Fide e altri personaggi coinvolti nello stesso ministero che ha dato questi soldi. Una congregazione religiosa può avere un grande palazzo, ma non ha molti mezzi, anche perché adesso con la diminuzione dei religiosi finisce che abbiamo più vecchi religiosi da mantenere in pensione che non giovani religiosi che possono fare abitativa. Cioè, i problemi ci sono, ecco, ci sono anche i problemi concreti. Che lo Stato possa dire è un'opera d'arte, vi aiuto a mantenerla perché sia un'opera d'arte che possa essere visitata. Ecco, l'importante è che non ci sia una strumentalizzazione. Molte di queste cose sono opere d'arte, sono delle opere che vengono visitate dai turisti, sono opere che fanno parte dell'arte italiana. Allora cosa fai? Le regali allo Stato? Signore, che cosa ho mai scritto? Ho forse bestemmiato? Signore, perdonami. Forse sono io a sbagliare. Forse sono io a non capire. Fu negli anni 70 le prime richieste di un censimento vero e proprio delle proprietà immobiliari del Vaticano, ed emerse che praticamente un quarto del patrimonio immobiliare italiano, in particolare dei centri storici e della capitale di Roma, fosse in mano alla Santa Sede e ai suoi enti ecclesiastici. A partire dal 1998 è iniziata una serie di sfratti da parte del Vaticano e degli enti ecclesiastici proprio nei confronti di quelle famiglie disabili, anziani, povere, e nel momento in cui i centri storici delle città, a partire da Roma, hanno ripreso ad avere un valore economico, sono saliti nel borsino immobiliare, sono state vittime queste persone di sfratti. Tanti terreni che il Vaticano aveva, specialmente nell'intorno Roma, sono stati dati a dei palazzinari di area vaticana che hanno permesso negli anni 60-70 quella grande edilizia, speculazione selvaggia che ha un po' distrutto la periferia di Roma e di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze. Ecco, una volta il Vaticano aiutava i palazzinari romani a costruire e a riempire le città di quartieri dormitorio. Adesso si è messo direttamente lui in proprio a fare il palazzinario. La Chiesa ha molte strutture qui in Francia.
regolarmente ospita preti, vescovi, uomini religiosi, ma molti dei suoi mobili sono in affitto. E per questo si affida a delle società che si comportano come ogni altra società. Di conseguenza, se la Chiesa non dovesse pagare, le verrebbero tolti gli immobili. Quindi non c'è un approccio, diciamo, evangelico. È solo un modo di guadagnare dei soldi. Ma in questo modo lo Stato tiene ben distanti la dimensione della fede da quella economica. Ecco, questo potrebbe sorprendere qualcuno, ma per la Chiesa della Francia, che ha un patrimonio molto importante sul piano immobiliare, le cose sono molto chiare. Lo scopo è solo fare soldi. Ma in questo modo nessuno cerca di capire da chi e come venga gestito tutto questo. Delle volte anche degli enti ecclesiastici che possono aver sfrattato della gente che stava, ecco. Magari anche quello lì è vero, ci possono essere dei casi in cui la regola, ecco, comporta che se uno non paga, come fai a stare? Qualche volta ci può essere anche della gente che dice, ah, siccome è la Chiesa, io non pago, tanto la Chiesa non può sfrattarmi. Gente che potrebbe, anche questo capita anche nella vita civile, quanti usufruiscono di vantaggi che vengono dati per gente povera e che poi magari invece vengono sfruttati da altri. Io credo che proprio gli enti ecclesiastici dovrebbero casomai sbagliare per larghezza, mai sbagliare per grettezza, ecco. Questo è vero, perché è meglio sbagliare tante volte allargando piuttosto che sbagliare anche una volta solo stringendo. Eminenza Reverendissima, il mio dramma è nel non capire che non c'è soluzione nella fede nuda, pura, disarmata. Il mio vero dramma è nel non aver capito che la parola di Dio ha bisogno di denaro per diffondersi. Il denaro non è che lo sterco del diavolo. Il primo compito del Santo Padre e dei Vescovi non è forse quello di guadagnare anime anziché tesori sulla terra? Il mio dramma è nel non capire. Il Papa teoricamente dovrebbe essere solo un pastore, una persona che si occupa delle anime e che ha una dimensione spirituale. In realtà ha una doppia dimensione all'interno del Vaticano. È a capo di uno Stato, di un'amministrazione e allo stesso tempo è un pastore. Ma se pensiamo ai primi cristiani e ai primi papi che si sono succeduti nel corso dei secoli, la loro unica dimensione era quella spirituale. Il Papa era lì per stimolare la fede dei credenti, per verificarla. Ma poi, a partire dalla conversione dell'impero da parte di Costantino, il vescovo di Roma diventa una sorta di personaggio che ha un'autorità sempre più importante, perché è a Roma come un imperatore. Questa autorità, alla fine del IV secolo, sotto Teodosio I, si trasforma in un vero potere temporale, perché la religione cristiana è diventata la religione ufficiale dell'impero romano. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Il Papa è il supremo e immediato potere temporale.
Non esiste ricorso a una decisione del pontefice romano. Assomiglia più a un monarca che all'amministratore delegato di una società. Lo Stato Città del Vaticano è una monarchia assoluta dei tempi, diciamo, del Re Sole, l'età c'est moi, perché l'unica persona, il pontefice in questo caso, il monarca, è titolare addirittura di tutto. È uno Stato non solo confessionale e assoluto, ma uno Stato patrimoniale, cioè vuol dire che tutto quanto quello che rientra nello Stato Città del Vaticano appartiene alla proprietà della singola persona, che quindi ne dispone anche in termini legislativi, esecutivi e giudiziari. Qualsiasi caso può essere avocato a sé da parte del Papa. È vero che il Papa è il responsabile supremo, ma non è che sia come il manager di una ditta, perché, per esempio, il Papa ha l'autorità sul piano della fede e dei costumi. Quando il Papa definisce qualche cosa, i cattolici devono starci. Il Papa non è un manager come il manager di un'impresa, ecco. È il capo spirituale, decide per le cose della fede e dei costumi, si fa aiutare dai vescovi quando è importante, e poi controlla che le diocesi del mondo, come le diocesi controllano anche le parrocchie, facciano le cose nel modo migliore. È più facile per un cammello passare la corona di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli. I fedeli di tutto il mondo donano denaro per aiutare il Papa e le sue attività di beneficenza. Questi sono i soldi ricevuti dai fedeli e il Papa può disporne per le organizzazioni di beneficenza. Purtroppo la gente crede ciecamente, visto che non c'è trasparenza o ce n'è davvero poca, che quei soldi possano essere spesi per aiutare la crisi della Banca Vaticana. L'obolo di San Pietro nasce da quando i piemontesi cominciarono a invadere lo Stato Pontificio, le Marche e la Romagna. Fu lì che nacque, perché qualcuno disse: adesso il Papa non ha più le tasse che riscuoteva dalla Romagna e dalle Marche per mantenere il Vaticano, per mantenere il governo, e allora noi gli mandiamo un'offerta. Ecco, era obolo, era un'offerta che si faceva al Papa per bilanciare. Allora l'obolo di San Pietro era nato da lì. Questo è un modo di purificare la sua anima. Lo vediamo anche nel Vangelo. Gesù che chiede alla gente di donare l'obolo al Tempio. Iniziarono tutti a donare dei soldi e più donavano, più si sentivano vicini a Dio per essere purificati, ma donavano il loro denaro superfluo. Poi si è cominciato a donare tutto quello che si possedeva. Anche una povera donna doveva donare l'unica moneta che aveva. Questo gesto, come spiega Gesù nel Vangelo, non ha molto valore di per sé. Ciò che conta è l'intenzione del cuore. Se si va a vedere nel bilancio, anche il bilancio in grande, si vede subito che l'obolo di San Pietro è una offerta che viene fatta e che corrisponde quasi a tutte le altre offerte. E ci sono delle nazioni che ne danno di più, l'Italia dà abbastanza, ma l'Inghilterra e la Germania, per esempio, ecco, danno queste offerte che servono per il Papa per poter far funzionare questa grande macchina della Chiesa universale. E ora a voi, ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine.
avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato, grida. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto. Ed egli non vi ha opposto resistenza. Il Risorgimento ha inglobato tanti beni della Chiesa. Tant'è vero che quando si fece il concordato nel 1929, non solo diede un certo numero di soldi lo Stato, ma anche disse: siccome prima coi vostri beni voi mantenevate i vescovi e i parroci, allora i vescovi e i parroci li mantengo io. Si chiamava la congrua allora. Quando hanno fatto il nuovo concordato, hanno detto: noi adesso l'8 per mille del bilancio dello Stato deve andare in beneficenza. Chi fa la beneficenza? Lo fa lo Stato o lo fanno le chiese? Chi vuole aiutarti scrive: voglio che il mio 8 per 1000 vada alla Chiesa Cattolica, e allora in questo modo puoi mantenere i vescovi e i preti. Tutto è simbolo, insegnamento, sacramento. In Italia ogni cittadino paga l'8 per 1000 delle proprie tasse destinandolo a una chiesa a sua scelta, oppure allo Stato per finanziare i progetti pubblici destinati all'agricoltura, alle missioni umanitarie, eccetera. Quello che molti non sanno è che se non si specifica, se si lascia la casella senza crocetta, l'8 per 1000 viene diviso a diverse percentuali. Questo avviene perché il 95% delle persone in Italia viene considerato cattolico. In realtà possiamo destinare i nostri soldi agli avventisti del settimo giorno, alle comunità ebraiche. Ci sono molte opportunità e destinazioni diverse per i soldi delle nostre tasse. Ovviamente hanno una percentuale inferiore rispetto alla Chiesa Cattolica, che usa quei soldi per finanziare il clero, ma poi c'è una grande fetta di quel ricavato che viene destinata alla pubblicità, per fare ancora più soldi. È discutibile, io non ci avrei pensato a fare la reclama, l'avrei lasciata fare i parroci alla gente. La cosa furba, o forse troppo furba, è stata che alcuni dicono sì la Chiesa oppure lo Stato, e quelli che non dicono niente... Il meccanismo dell'8 per 1000 è un meccanismo tecnicamente truffaldino. Il problema è che circa il 64-63% degli italiani non dà nessuna preferenza, più del 60% è tantissimo. Non conta questo, secondo questo meccanismo, e sulla base di coloro che hanno espresso la loro scelta, l'87% di tutto il fiume dell'8 per 1000 va alla Chiesa Cattolica. Stiamo parlando di una somma rilevante, circa 1 miliardo di euro l'anno, è tantissimo. L'Italia non c'è dubbio che rappresenta il grande granaio del Vaticano. Siamo il granaio perché ad esempio attraverso l'8 per 1000 noi paghiamo come italiani lo stipendio di 44.000 preti sui 460.000 preti che esistono in tutto il mondo. Il 10% dell'esercito, diciamo così, vaticano è pagato dai contribuenti italiani. Eminenza, un groviglio di dubbi attanaglia la mia anima e non mi dà pace. La nostra vita, la vita sacerdotale, è regolata da silenzi e omissioni, e tutto scorre come se nulla accadesse fuori dal nostro sacro recinto. Eppure io ho promesso a Dio di servirlo con tutto me stesso, di lottare contro il regno delle tenebre, non di assecondare il male, pur di servirlo. Quindi la domanda non è quanto valide siano le opere della Chiesa, ma quanta trasparenza ci sia.
È come se i leader della Chiesa si aspettassero che la gente debba credergli e basta. Qualsiasi cosa dicono è la verità del Vangelo, senza dover essere responsabili per nessuno. Quanto sono responsabili i leader della Chiesa? Quanto lo sono i vescovi? Quanto lo sono i preti nei confronti dei donatori, degli uomini di Dio, dei cattolici di tutto il mondo? Alla fine di tutto quello che noi gli diamo anche per fini caritatevoli, o apparentemente per fini caritatevoli, tipo l'8 per mille, circa il 20-21% viene restituito effettivamente alla collettività attraverso quelle azioni di sussidiarietà in cui lo Stato fa un passo indietro perché ha lasciato di fatto un appalto all'unico monopolista che gestisce la carità, le mense della Caritas, l'assistenza ai bisognosi, eccetera, che è senz'altro un'azione meritoria che socialmente va prevista. Il tema però è, potrebbero farlo bene anche i civili, lo potremmo fare forse a dei costi più bassi, lo si potrebbe approfondire da vari aspetti, mentre invece loro la presentano come se effettivamente pagassero loro. Non è così, paghiamo noi caro anche un servizio che potrebbe essere condiviso o trattato come un appalto pubblico. Le democrazie più compiute, penso anche alla cattolicissima Spagna, alla Francia, alla Germania, hanno sicuramente distorsioni minori rispetto a quella dell'Italia in termini di libertà religiosa che viene garantita. Però dobbiamo anche ricordare, ad esempio, che in Germania chi è cattolico è costretto e si dichiara cattolico a pagare una percentuale alta, fino al 3-4% del proprio stipendio, come tassa direttamente alle istituzioni religiose, protestanti o cattolici. Solo che là c'è la libertà. Perché? Perché la persona può andare al tribunale, portare un attestato in cui dichiara di essere, diciamo, di essere diventata non più cattolica, di essere uscita dalla Chiesa cattolica, e da quel momento non pagherà più le tasse. Dal 1905 la Francia ha completamente separato religione e Stato. Quindi in Francia non c'è nessun culto riconosciuto e non si versa nessuna imposta per la religione. Le religioni si autofinanziano. È la Chiesa che trova i fondi per finanziare i luoghi di culto, per finanziare il clero, e sono i fedeli di ogni religione che fanno le donazioni. Lo Stato non finanzia e non sovvenziona alcun culto. Molti paesi hanno un culto riconosciuto, un culto di Stato. Ad esempio, in Inghilterra c'è l'anglicanesimo, la religione dello Stato. In Danimarca il luteranesimo è la religione di Stato. Ci sono molte religioni di Stato che sovvenzionano i culti. Poi ci sono dei paesi come l'Italia e la Germania dove non c'è una religione di Stato, ma c'è un legame costituzionale, un concordato fra Stato e religione. Quindi il popolo che finanzia lo Stato attraverso le tasse finanzia anche la religione. In Francia non accade niente di tutto questo. La Francia è un paese totalmente areligioso, non religioso, che non sovvenziona alcun culto. Per questo non ci sono problemi. Rivendichiamo la nostra indipendenza. Difendiamo confini e riservatezza. Eppure accettiamo doni di stati esteri in cambio della nostra indulgenza. Eminenza, dimentichiamo che il regno di Dio non è di questo mondo. E rischiamo di confonderlo con lo sterco del diavolo. Ella mi dirà che lo sterco serve a concimare la terra, così come il denaro serve a diffondere il verbo di Dio. Ma è davvero così? In Italia, negli ultimi 15 anni, grazie a quel sistema dell'8 per mille, lo Stato italiano ha dato al Vaticano 1.550 milioni di euro, 1.550 milioni di euro per costruire nuove chiese. Noi siamo nel paese in cui c'è il più grande percentuale di rapporto tra cittadini e chiese. Abbiamo dato 1.500 milioni di euro per costruire nuove chiese nello stesso periodo in cui le spese dello Stato per l'edilizia popolare, per le case popolari, si sono azzerate.
Questo ha significato, per le nuove urbanizzazioni, consentire al Vaticano di poter controllare il territorio capillarmente, che ciò qui significa voti. Quando un politico dovrà cercare voti, gli serviranno le parrocchie che sono ovunque, non ci sono più neanche le sedi del Partito Comunista ormai, così tante in giro, sono solo parrocchie. E poi dovrà attingere ai voti di chi lavora nelle scuole cattoliche, di chi lavora negli ospedali cattolici, di chi lavora nel turismo cattolico. Questo è il motivo per cui poi alla fine, molto spesso a guadagnarci tra politica e Vaticano, in questo scambio di favori, sia in realtà il Vaticano. L'Italia è un altro paio di maniche. La Chiesa è estremamente influente, per quanto ne sappia. È influente e molto potente per tutta la nazione italiana. Sono due le tasse più privilegiate per il Vaticano. La prima è quella, la tassa sugli immobili, la famosa ICI, che solamente a Roma ogni anno è all'incirca 40-45 milioni di euro la cifra di ICI che viene persa dalle casse della città. E quindi, se andiamo a considerare a livello nazionale, superiamo sicuramente i 400-500 milioni di euro. Ma c'è di più. C'è un'altra tassa fondamentale che si chiama IRES, cioè l'imposta sulle persone giuridiche, le tasse che devono pagare le imprese, i soggetti giuridici per le loro attività. Gli enti ecclesiastici hanno uno sconto del 50%. Insomma, fare attività commerciale, fare impresa con il Vaticano conviene. Privilegi fiscali, il non pagamento dell'ICI, il costo della sanità che fa capo agli enti religiosi, il costo delle scuole che fa capo al sistema di istruzione religioso, appunto l'8 per mille, il sostegno all'editoria cattolica, cioè una serie di capitoli importanti che messi tutti insieme portano a circa 4 miliardi e mezzo di euro. Ecco, il costo della Chiesa in Italia è superiore al costo della politica nel suo insieme. Rappresentiamo attraverso i nostri accordi, i concordati e i trattati il modello che il Vaticano ha tentato e con successo di esportare in tutto il mondo, in particolare nei paesi, e questa la strategia dei 180 nuovi concordati e trattati internazionali fatti a partire dal Concilio Vaticano II, quindi nel giro di 40 anni in tutto il mondo, soprattutto con i paesi che sono usciti dalle dittature o i paesi che ancora non erano democratici, quindi pensiamo a tutti i paesi dell'Est Europa usciti dal comunismo o a quelli del Sud America e che hanno riportato il nostro modello. Dopo i cardinali entreranno le famiglie reali e le delegazioni ufficiali guidate dai capi di Stato e dai capi di governo. E anche da tener conto della situazione nella quale noi siamo, perché siamo da non molto usciti da questa guerra fredda che c'era dal mondo comunista da una parte e il mondo occidentale dall'altra. È chiaro che nella misura in cui il mondo comunista si richiamava a dottrine materialiste e atee, la Chiesa diceva come faccio ad appoggiarlo? Ecco. E allora automaticamente si trovava ad appoggiare chi andava contro questo mondo materialista ed ateo. I dittatori dicevano: noi Chiesa vi aiutiamo se ci aiutate a tenere fuori il comunismo. E in realtà non ci rendevamo conto che aiutavamo i dittatori che facevano il loro interesse.
preeminenza. Non sta forse scritto nel Vangelo secondo Marco: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri. Spero di non aver utilizzato senza rispetto il grido accorato di Cristo, siccome ho sempre ritenuto Gesù il mio unico maestro. Io, ultimo dei suoi discepoli, non posso che ripetere le sue parole. Parole di vita eterna. Lo Stato Città del Vaticano, e quindi il suo pontefice, è lo Stato più capitalista del mondo. E questo perché è uno Stato prettamente finanziario, che gioca con le finanze, anzi esiste da quando gli fu lasciato un grande lascito in denaro con l'accordo del concordato di Mussolini del 29, ed è uno Stato capitalista perfetto, perché non ha neanche al proprio interno le lotte sociali, non ci sono sindacati, non è consentito neanche che ci possano essere. Al tempo stesso è vero, la Chiesa Cattolica in quanto tale può essere considerata una grande multinazionale, con sedi distaccate in tutto il mondo, con proprietà immobiliari, con interessi finanziari e una capacità anche di cattura di determinati settori economici. Penso a quello del turismo, penso a quello sanitario, all'istruzione, allo stesso business immobiliare. Le autorità della Chiesa pensano che noi non abbiamo alcun diritto a fare domande. Il loro motto è: paga, prega e obbedisci. Questo è il ruolo del fedele. Al Vaticano possono nascondersi dietro un'immunità diplomatica o l'idea di far parte di uno Stato indipendente e quindi non si ritengono responsabili per altre persone. A volte chiedo a delle congregazioni del Vaticano un commento su un argomento, ma loro non commentano. Quello che percepisci è che non hai il diritto di saperlo. Quando faccio delle domande o chiedo delle informazioni a un ufficio del Vaticano, mi rispondono: le faremo sapere. Al giorno d'oggi la prima forma di povertà è la trasparenza dei bilanci. E il Vaticano fa dei bilanci molto così, che li manda i vescovi, ma sono molto. E anche nelle diocesi si fanno i bilanci. Sono bilanci molto, molto generici, ecco, anche perché è difficile scendere ai singoli particolari. Perché nella Chiesa c'era un po' la mentalità che i panni sporchi si lavano in casa, senza renderci conto che se li tieni in casa diventano ancora più sporchi. Un velo di oscuro silenzio ha coperto il passato, i misteri, le morti, gli scandali. E ora che il vento della mia indignazione ha alzato questo velo, inizio a convincermi che non valga la pena dubitare del presente, potendo provare le nefandezze del passato. Il tempo non assolve e anzi esaspera il rimpianto di non aver creduto prima e la sofferenza di dover dubitare ancora oggi. Alcuni accusano il Vaticano di essere uno Stato indipendente in cui molti possono nascondere i propri soldi. Credo che alcuni abbiano usato il Vaticano e il Vaticano ha permesso loro di essere usato a scopi economici. Su questo non c'è dubbio. Al Vaticano ci sono molti conti bancari. Ora affermano di averli chiusi tutti e che solo i dipendenti del Vaticano, solo persone legate, strettamente legate o membri delle istituzioni religiose possono essere titolari di un conto nella Banca Vaticana, l'Istituto per le Opere di Religione. E questo istituto è una specie di banca, ma essendo una banca al di fuori dell'Italia, ecco, forse può aver indotto qualcuno a dire: ma io verso quei soldi là, così non pago le tasse in Italia perché è quello fuori dello Stato. Ecco, qui si sarebbe dovuti stare attenti, forse c'è stato un periodo in cui la preoccupazione di aiutare, pare anche di aiutare Papa Giovanni Paolo II per Solidarnosc, per la Polonia, abbia fatto dire: ecco, il fine è così importante che anche se io non osservo tutto,
E questo qui dovremmo ricordarci che il fine non giustifica i mezzi, eh? L'Istituto per le opere di religione, IOR. Tutti sappiamo che la loro banca è stata usata per tanti scopi diversi. Gente che non ha nulla a che fare con la Chiesa, tranne forse l'amico o l'amante di un cardinale o di un arcivescovo, ha il conto nella Banca Vaticana. E chissà chi altro. Non c'era alcun controllo fino a poco tempo fa. Adesso è stata introdotta una norma all'interno dello Stato Vaticano per cui non si può entrare dentro lo Stato Vaticano con più di 10.000 euro senza averli dichiarati. Semplicemente però, siccome nello Stato Città del Vaticano ci entrano presidenti e diplomazia internazionale e anche cardinali e grandi monsignori, ci vedo molto difficile il fatto che qualcuno possa fermarli e chiedergli: scusate, avete nella valigetta 10.000 euro o molti di più? Lo IOR a tutt'oggi non ha ancora adeguato la propria struttura e la propria disciplina alla normativa antiriciclaggio imposta dalla Comunità Europea. Tecnicamente è un paese, dal punto di vista bancario, blacklist. Infatti alcune indagini partite negli ultimi mesi fanno riferimento a questa mancanza di trasparenza nelle operazioni tra lo IOR e i paesi che invece aderiscono al trattato, alla Comunità Europea, di cui devono rispettare la normativa. Questo è il caso dell'Italia. Perché quando un tempo si potevano fare le cose e nessuno le sapeva, rispondevamo sempre al Signore, ma avevamo l'idea che il Signore fosse molto misericordioso. Ma adesso che con la trasparenza è una cosa bella, che si sa, ecco, allora credo che è un dovere ancora maggiore di chiarezza, di onestà e anche di capacità di rinunciare a qualche cosa purché la Chiesa, le opere della Chiesa possano essere esemplari. Labirinti di potere, gerarchie, ordinamenti, i corridoi della Santa Sede sibilano sguardi impauriti, sono pieni di prelati ambiziosi. I nostri corridoi sono pieni di porte che è meglio non oltrepassare. Il collegio cardinalizio, i patriarcati, le arcidiocesi e le diocesi, le abbazie, i vicariati, le prefetture, gli ordinariati militari, le amministrazioni apostoliche, il sinodo dei vescovi, le missioni sui iuris. La struttura di un impero. Le regole di Dio calpestate dalle regole del governo degli uomini. L'APSA, l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, rappresenta appunto il luogo dove si governa l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare del Vaticano. L'AIF invece è un'autorità di controllo istituita di recente che dovrebbe sovrintendere alle operazioni finanziarie, molto spesso messe in discussione, in particolare dello IOR, della Banca Vaticana. Sono enti direttamente che fanno capo alla Santa Sede e quindi al Pontefice. Sono sottratti al diritto internazionale, al diritto italiano e rispondono direttamente come Stato Città del Vaticano. I regolatori finanziari europei hanno condotto indagini sulla Banca Vaticana. In particolare hanno investigato su una transazione di 30 milioni di dollari, fondi americani. Il Vaticano sostiene che fosse solo un trasferimento di soldi da un conto a un altro, ma non c'è trasparenza. Hanno istituito una nuova commissione, un'autorità, come la chiamano loro, per sorvegliare il propaganda fide, le operazioni finanziarie, soprattutto quelle dell'APSA, la situazione della Banca Vaticana, lo IOR e tutte le azioni finanziarie all'interno della Città del Vaticano. Papa Benedetto ha riconosciuto, ha detto che dobbiamo essere molto più severi, molto più rigorosi per osservare le leggi, perché direi che la prima forma della carità è quella dell'osservanza, è la legalità, è l'osservanza delle leggi. Il
Vaticano, che è uno Stato a tutti gli effetti, non aveva firmato e non ha sottoscritto le convenzioni internazionali contro il riciclaggio, è stata costretta, visto che ci sono state altre inchieste proprio nei confronti dei responsabili dello IOR, la Banca Vaticana, ad adottare una procedura che consenta all'Unione Europea di poter dare l'autorizzazione alle proprie banche ad avere rapporti con le banche Vaticano. Si è creata appunto questa autorità che ha il ruolo di supervisionare e di controllare. La persona a cui hanno dato questo incarico è un cardinale. Non solo un cardinale, è il capo dell'APSA, una delle organizzazioni che questa autorità dovrebbe sorvegliare. Ancora una volta emergono dei seri dubbi sulla serietà del Vaticano. Non c'è trasparenza sulle sue operazioni finanziarie. Quanta serietà c'è nell'accogliere occhi esterni per controllare quello che succede? Il tempo non assolve. Confessiamo le nostre debolezze o si aprirà per noi l'Apocalisse. Il regno del mondo appartiene al Signore e al suo Cristo. Egli regnerà nei secoli dei secoli, dice Giovanni. È giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a quanti temono il tuo nome e di annientare coloro che distruggono la terra. L'Apocalisse, eminenza, non è paura, ma è giustizia. Il clericalismo è rampante nella Chiesa Cattolica, soprattutto a Roma. C'è una struttura precisa nella Chiesa, ma ci sono pochi controlli e questo può spingere verso azioni illecite, proprio grazie a questa struttura. Spesso ci sono degli accordi segreti, c'è un senso di assoluta devozione e di omertà. Nessuno denuncerà azioni illecite all'interno di quel sistema. È come una mafia, nel senso buono del termine, dove ci sono mille diramazioni. La Chiesa è un avamposto, un'organizzazione gerarchica, in cui tutte queste azioni culminano, ma poi ripartono. Oggi il Papa ha meno ricchezza apparente, ha un aspetto meno reale, ma va detto che se il Papa deve arrivare allo scopo di questa riforma, deve vivere umilmente, senza tutti i suoi lussi, che sono impressionanti e molto cari da sostenere. Ecco, il mezzo più radicale sarebbe quello di chiudere la città del Vaticano, per far vivere gli uomini di chiesa più umilmente, come vivevano i vescovi nella prima epoca del cristianesimo. Ma questa sarebbe una profonda rivoluzione. Com'è difficile che un ricco entri nel regno dei cieli, dice il Signore, perché si attacca lì. E quando gli dico, ma allora, beh, dice, nulla è impossibile a Dio, può fare anche un grosso miracolo di far entrare anche un ricco, ma se no, lo dice Dio. E soltanto che allora dobbiamo pensarne anche come chiesa, com'è difficile che una chiesa ricca entri nel regno dei cieli.